4 gare al termine di una stagione ancora da scrivere, 360 minuti stracolmi di emozione, passione e immaginiamo anche di paura e sofferenza. Il calcio è questo, che piaccia o meno. Rete 8 è qui per raccontarvi in diretta esclusiva ciò che Vasto Girardi e l'Aquila riusciranno a esprimere. È la 31esima di campionato in Serie di Girone F e si gioca al Filippo di Tella. Gialloblu Molisani con l'acqua alla gola per una classifica troppo deficitaria. L'Aquila in seconda piazza a meno 4 dalla battistrada Campopasso, oggi impegnata al Riviera delle Palme contro una San Benedettese ancora ferita. Buon pomeriggio da Lorenzo Valeriani e alla parte tecnica da Mario Giacchetta. Allora, match partito. Angiulli gestisce già il pallone, Bellardinelli che guadagna qualche metro, si col segnati, ma l'Aquila si distende, out di sinistro, Panegas! La super parata di Simone Servalli sul tiro improvviso, senza pensarci due volte, il Focio Banegas ha tentato la battuta, ma forse il pallone ha toccato il palo. Apertura, lancio a destra per Giulio Dori che alza la testa, pallone al centro, il tocco per Marcheggiani, Del Pinto! Del Pinto che non trova lo spiraglio per calciare in porta, si stringono le maglie difensive del Vasto Girardi, lancio lungo, il pallone lisciato da Alessandretti, Fontana, Fontana, il tiro, il recupero di Brunetti. Si torna da Simone Servalli, il pallone gestito male, Del Pinto, Panegas, l'Aquila in vantaggio, il Bocio, Panegas, la fa grossa Simone Servalli, la raccoglie Del Pinto, appoggia il cioccolatino a Panegas che lo scarta e se lo mangia tutto, andando a mettere il pallone all'angolino alla sinistra di Simone Servalli. Ma l'Aquila che torna in pressione, Banegas, lo scambio per Marcheggiani, si distende sulla sua sinistra e lo fa bene stavolta Servalli. Viene a prendersi posizione Giulio Dori, eccolo il pallone a favore del 3 che perde il controllo sulla pressione classica da parte di Ramos, 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 area di rigore, Ramos, Ramos, cade a terra, non c'è nulla per il direttore di gara. La tempistica sulla pressione l'Aquila e allora il destro a fil di palo che fa la barba al montante Insigne che ora può portare Banegas, Banegas al limite dell'area di rigore, il tiro di Marcheggiani e stavolta la barba al palo la fa il 9 dell'Aquila che va a riposo sul vantaggio di 1-0, come detto gol realizzato dal Pocio Banegas al 12° minuto di questa prima frazione. E allora ripartiti per il secondo tempo tra Vasto Girardi e l'Aquila, e di Michelin e di Santo per l'Aquila, il pallone per Caon, il traversone al centro, il pallone che attraversa tutto lo specchio con il Vasto Girardi che chiede il calcio di rigore per la trattenuta di Alessandretti. Cambiare fronte d'attacco, il traversone, il colpo di testa tentato da Fontana, poi Caon nel cuore dell'area piccola, spazza via Brunetti, il destro e la barba al palo del solito Ramos. Pallone già in gioco, il colpo di testa di Brunetti, poi la sfera a favore di Caon, Caon limite dell'area di rigore, Caon, Caon area di rigore, colpisce malissimo Caon, il lancio lungo a favore di Caon, Caon area di rigore, Caon si libera di Brunetti, Caon, Caon col mancino, Michelin a dire no, poi Ramos ancora viva l'azione. Cesaroni che appoggia il pallone, ancora il favore di Zuccherato, il traversone, il colpo di testa, il miracolo di Michelin, poi batti e ribatti, mamma mia che ha fatto Michelin, che ha fatto Michelin sul colpo di testa, colpo sicuro sulla linea, il numero 12 aquilano ha fatto il miracolo. 49-39, il colpo di testa a mandare via il pallone, poi la sponda,
Lavoro di De Martino e la conclusione di Jacovetta. Fischietto in bocca per il direttore di gara, eccolo qui il fischio. Dopo 5 minuti di recupero, i rossoblu aquilani possono alzare le braccia al cielo per una vittoria di una pesantezza unica, valore inestimabile. Complimenti anche al Vasto Girardi che fino alla fine ha tentato di andarsi a prendere un pari contro una formazione, quella aquilana, che vuole tenere vivo il sogno rossoblu.